Posso. Buonasera, spero che si senta la mia voce. Abbasso momentaneamente la mascherina. Attenzione, usiamole queste mascherine perché qui insomma, la situazione pare peggiorare. Nella sala intitolata Cesare Zavattini diamo luogo a questa presentazione. Ottimo libro, Annali 21, il 21esimo esemplare degli Annali dell'Archivio Divisivo del Movimento Operaio Democratico, di cui sono transitoriamente presidente, dedicato alle lotte all'utopia 1968-1970, all'interno di un ciclo che è come se fosse un format, il progetto Le forme del cinema politico. Questo volume raggruppa due iniziative, una sul 68, una sulle lotte operaie, 69-70. Due iniziative, due annate che facevano seguito al primo esemplare di questo format, appunto, dedicato al cinema russo e sovietico. Ma dicevo, nella sala di Zavattini diamo luogo a una presentazione di un bel volume. Questa sala è stata riaperta dopo per lungo tempo, ancora in corso, ma insomma, della chiusura pandemica, con una bella iniziativa l'8 marzo, anche simbolicamente, non solo perché ci sono qui Milena Fiore, la regia, Aurora Palandrani che coordina la nostra attività, Paola Scarnati, Vanessa Rodi, ma per dare anche un segno di impegno che l'archivio, più di quanto sia stato in passato, vuole mettere sul tema del genere, della contraddizione di genere, e la mia speranza come presidente pro tempore è che sempre più volti femminili e cervelli femminili, soprattutto, prendano in mano le redini di questa bella fondazione. Io devo dire poco perché il testo va letto, lo consiglio a chiunque ci stia ascoltando o guardando. È veramente un volume ricchissimo. Vedete, spesso i convegni hanno poi degli atti che li celebrano in modo un po' retorico, qualche volta senza neppure una cura editoriale, quante volte ci è passato per le mani, no? Un libro, atti del convegno. E in genere chiunque di noi apre e chiude, mette in libreria dove fa spazio, no? Adesso poi va di moda mettere le librerie dietro le camere, non nei talk, quindi fa dimensione delle librerie. Questo invece è un libro nel senso profondo del termine, cioè una cura editoriale, Paola Scarnati, evocata, Marco Maria Gazzano, Ermanno Taviani, vi hanno lavorato con molta serietà, se posso permettermi, innanzitutto Paola. Ed è venuto fuori un volume in cui non ci sono interventi sbobinati, come si diceva in altre stagioni, ma ci sono veri e propri saggi che raccolgono un dibattito di grandissimo interesse. Non c'è bisogno che dica io quanto sia stato importante quel periodo del secolo scorso, secolo densissimo, che ha avuto varie annate importanti, gli anni 10, gli anni 30, importanti vario modo, naturalmente. E gli anni 60, forse anche per motivi generazionali, mi permetto di dire che quel decennio è stato forse più interessante culturalmente, oltre che dal punto di vista delle innovazioni politiche e anche tecnologiche, perché mentre noi in genere parliamo del 68-69 pensando agli studenti e agli operai, ovviamente, aggiungo giustamente, non dimentichiamoci che nel 69 cominciò l'era non ancora di internet, si cominciò a chiamare ARPANET, era una struttura legata piuttosto al rapporto tra il Dipartimento di Stato americano e l'università, ma cominciò insomma a muoversi la rete per come oggi la conosciamo, gli sviluppi incredibili che ha avuto dopo, ma noi spesso
non evochiamo quel passaggio, cioè il 69 è solamente nel nostro immaginario un pezzo della storia, c'era anche dell'altro, cioè un mondo che si andava liberando. E il testo che qui stiamo discutendo è davvero interessante perché ci parla tanto di una filmografia attenta alle contraddizioni di classe, alle lotte, ai movimenti reali, e non sempre il cinema e l'audiovisivo sono riusciti a interpretare tutto questo. Ora è vero che in un bel saggio che sta all'inizio, Pietro Montani, che purtroppo oggi non, per una disposizione non può essere con noi, ci ammonisce che tanto di quello che poi noi abbiamo apprezzato dopo, penso alla mia generazione, veniva da Zigaverto, da un rapporto con il mondo reale del cinema, cioè il cinema che si faceva protagonista e diventava per le persone in carne e ossa un momento di espressione e di apertura verso il mondo. E in un certo senso anche la rete, con questa capacità di vedere attraverso lo schermo, diciamo, più elementi della realtà, veniva anticipata. E negli anni 60 e sul finire soprattutto, cinema e audiovisivo introiettano questo spirito che era insieme di un nuovo realismo ma anche di una capacità veemente, in qualche caso dura, persino crudele, di raccontarci la verità delle cose. E qui si parla infatti anche della cosiddetta sinistra cinematografica. C'è un saggio, forse ne parlerà poi Germano Taviani, del 68 a Piazza Fontana. Oggi sembra ovvio, di fronte a questa enorme massa di servizi radiotelevisivi, è tutto più facile, ma in altre stagioni il racconto della realtà anche attraverso i reportage. Abbiamo celebrato recentemente, purtroppo scomparsa, come sapete, Cecilia Mangini, che è stata maestra del documentario e ci ha raccontato per esempio il Vietnam, come non tanti sono riusciti a fare. E quindi la capacità di documentazione. E poi il documentario militante, Antonio Medici si sofferma sulla terminologia, tra l'altro, che adesso sembra molto dannata, con un certo vino lasciato nelle cantine, e in verità torna a essere attuale, no? Perché di fronte a un'omologazione culturale così pressante, io almeno mi permetto di dire quanto sarebbe bello avere un circuito alternativo, qualche circuito diverso che rompa un cattivo senso comune. E poi Giovanni Spagnoletti in fondo ci illustra anche il rapporto contraddittorio ma affascinante tra l'impegno e la distopia nel cinema. La fantascienza italiana, la fantascienza che poi pensiamo all'intelligenza artificiale o ai robot, non è poi neanche più la fantascienza, ma è la realtà quotidiana. E poi Antonio Capocasale, Zavattini underground italiano, Carlo Felice Casula, che è consigliere di amministrazione dell'archivio, che ci racconta in modo molto accurato la memoria del lungo autunno caldo tra storia e cinema. C'è un rapporto tra storia e cinema, non so se poi vorrà dirci qualche parola, sicuramente come deciderà lei, Vanessa Rom, su questi argomenti, essendo una storica che si applica proprio al mondo del cinema dell'audiovisivo. E Stefania Parigi, Pasolini, la contestazione, quanto è attuale Pasolini, Dario Cecchi, i desideri e i consumi a partire da Vito, mio fratello superuomo, e il racconto su come sono cambiati i desideri nel senso profondo, azzardo, quasi lacaniano del termine, nel frattempo. Il 68 che non c'era Domenico Monetti, e poi la transpolitica, un carissimo amico De Kerkove che ci racconta la tecnosfera, quando lui, allievo di McLuhan e poi suo successore a Toronto, al Media Program, intuiscono cosa stava succedendo prima ancora che le tecniche lo evidenziassero. Marco Maria Gazzano, la destrutturazione delle arti, e qui insomma ce n'è davvero per tanti palati affascinati da quelli
che furono i momenti di rottura anche dei linguaggi stantì, che erano in precedenza dominanti. Alma Mileto, che collabora ormai costantemente con il nostro gruppo di lavoro, l'altro del cinema, l'oltre della rivoluzione, cinema e film, Ombre Rosse, chi non ricorda le riviste come momenti di formazione, almeno parlo per il mio piccolissimo, anche della formazione politica e non solamente cinematografica. Damiano Garofalo, il 69 della televisione italiana, e qui insomma potrei da teledipendente qual sono intrattenermi fino a domani, ma mi taccio. Marta Perrotta, la radio è misconosciuta a volte, ma così attuale e così feconda anche nella sua velocità di cambiamento. E la rivoluzione del vinile, accidenti, torna di moda, no, il vinile, perché si sente l'inadeguatezza in fondo del digitale, che non ci rende la realtà nella sua forma e deforma, diciamo così, come il vecchio vinile. E poi la parte quarta è infine i vari punti di vista sui film che le rassegne hanno proiettato. Il tutto curato, dicevo, da Paola Scarnati, che penso e spero dirà qualche cosa tra un po' in questa presentazione, ma soprattutto, ripeto, leggete questo testo, è veramente bello, ve lo giuro, insomma, non lo direi impunemente, così farei peccato, è pieno di considerazioni importanti, persino con qualche elemento di quelli da sottolineare e mettere nel proprio bagaglio culturale. Complimenti anche a DFG, Mario Papalini, l'editore, è qui con noi, un editore illuminato, che sa sfidare l'omologazione editoriale con questa preziosissima casa editrice che ci regala questi piccoli gioielli, facendo un lavoro artigianale ma di alta qualità. Ecco, il dibattito è aperto. Grazie alle ospiti, agli ospiti, Silvana Silvestri, che prenderà la parola, Vanessa Roghi, Ermano Taviani e lo stesso Mario Papalini. Non so se si metterà in contatto con noi, come di intesa, come si dice nelle leggi, Nicola Borrelli, direttore della omologa direzione cinema, insomma, della MIBAC, del Ministero dei Beni Culturali, ha mandato un messaggio che ha un impedimento. Vediamo magari se entra in scena tra un po'. Grazie per avermi ascoltato, a nome dell'archivio vi saluto e vi abbraccio digitalmente. Credo che debba parlare, secondo la scaletta, Silvana Silvestri, giusto? Bene, la regia conferma. Silvana. Salve. Sì, hai ragione, è un libro veramente autorevole e ordinato, direi, che ci fa ricordare tutto questo panorama del documentario militante, il rapporto tra studenti e operai, la memoria dell'autunno caldo, l'intervento cinematografico della sinistra. È così autorevole e ordinato che quasi verrebbe voglia di chiamarlo annales, con un termine così un po' più... è talmente ordinato che per noi che apparteniamo a quella generazione viene voglia proprio di scompigliare le carte. È cruciale nel saggio di Piero Montani l'uso della camera, della cinepresa, a riprendere gli avvenimenti senza mediazione. Si parlava delle telecamere, delle camere leggere. In realtà non erano tanto leggere quelle telecamere. Il movimento studentesco, il gruppo che filmava il movimento studentesco aveva 16 mm, i cavi, il Nagra, il fonico, l'elettricista, ed era bisognerà aspettare ancora qualche anno per vedere come entra in campo quello che si chiamava il videotape. Perché Alberto Grifi all'inizio girava con 16 mm, con l'Arriflex, e attraverso questo videotape, attraverso quest'uso così improvviso di una camera che non ha bisogno, che si inserisce
direttamente nel flusso delle azioni, vediamo proprio una rivoluzione delle riprese cinematografiche. Infatti la grande rivoluzione si cita in più parti del libro. Vorrei rivendicare questo elemento come uno dei punti chiave di quegli anni, cioè il Anna di Alberto Grifi è proprio l'azione di un collettivo che irrompe nella realtà e senza spezzarla in un flusso di immagini. E infatti è proprio un momento cruciale di questo filmato quando l'elettricista della troupe esce dalla scena e prende il microfono e dichiara il suo amore per la protagonista e anche le sue lotte come operaio della Pirelli. Cioè questo indicava che si spezzava la liturgia del set in quel momento, la liturgia che voleva che ci fosse questa gerarchia fissa del regista e delle maestranze che dovevano rimanere fuori scena. E, il senso di questo, cioè, la cosa interessante di tutto questo è che è un cinema fatto da un collettivo. C'è proprio questa differenza in quegli anni tra il cinema commerciale e il cinema che veniva fatto in questo modo, perché non è soltanto Grifi che adopera questo sistema di è proprio l'eredità di Zavattini, cioè Grifi era proprio l'allievo prediletto di Zavattini, si può dire. E, questo accerchiamento viene fatto non solo da Grifi, ma anche da tutto il collettivo femminista. Nel libro, devo dire, si parla abbastanza poco di questo elemento, forse perché nel 68, nel 68, 69, 70 ancora non emergono questi film, questi nomi, però sono collegati, cioè l'attività di Grifi è collegata per esempio a quella del Film Studio. Il Film Studio è stato fondato nel 67 da Annabella Miscuglio e da Amerigo Sbardella, luogo emblematico di tutto il movimento. Il collettivo femminista di cinema lavorava appunto anche lì con camere ancora più leggere, cioè lì si usava ancora il Super 8, ed era anche questo un modo per accerchiare la realtà. I film verranno subito dopo, perché i film di Annabella e del collettivo, che sono La lotta non è finita, Aggettivo donna, e poi esplodono qualche anno più tardi, no? con Il processo per stupro, che è proprio emblematico di questo modo di fare cinema, cioè una situazione che viene vista proprio come, secondo l'insegnamento di Zavattini, che non era il pedinamento da detective, ma era un accerchiamento di un collettivo della realtà. E devo dire che un altro elemento che mi sembra poco sottolineato in questo libro, scusate se sto invece di fare l'apoteosi degli annali sto dicendo alcune cose che sono un po' che riguardano un po' il movimento, però è che in quegli anni il cinema italiano era estremamente misogino, non aveva, insomma, è stato anche analizzato più volte in tutte le sue caratteristiche. Infatti in questo senso è notevole il fatto che Giovanni Spagnoletti abbia fatto questa intervista a Liliana Cavani. Anche Giovanni Spagnoletti è stato un protagonista di quegli anni, perché appunto pochi anni dopo lui ha portato in Italia tutto il nuovo cinema tedesco, Wim Wenders, Herzog, Fassbinder, cioè tutti gli... Scusate un attimo. Liliana Cavani, appunto, sto dicendo che
non c'erano nomi di spicco in quegli anni. Liliana Cavani e Lina Wertmüller erano gli unici due nomi, e la stessa Cecilia Mangini. Ci è voluto, non so, 40 anni per farla emergere, perché era come sommersa nel gruppo così più indifferenziato di nomi, appunto, tra Lino Miccichè e Lino Dalfrà, però non si parlava di lei come proprio di una cineasta così importante in quel momento. E anche la stessa Liliana Cavani, quando è stato fatto il primo festival di cinema delle donne, proprio a margine del 70, questo festival che si chiamava Kinomata e che raggruppava, cercava di fare tutto il panorama delle cineaste italiane, si teneva molto a distanza dall'essere etichettata come donna, così lei, così come Lina Wertmüller. Questo libro, secondo me, sarà veramente fondamentale per la nuova generazione, perché la nuova generazione probabilmente vede il 68 e il 69, di cui neanche forse saprà molto, come noi vedevamo all'epoca della guerra e della resistenza, cioè lo percepivamo come un fatto veramente assai lontano. Ma è molto difficile, infatti, compiere questo viaggio nel tempo, perché comunicare attraverso le parole quello che succedeva, tutta la trasformazione, come interagivano tutti gli stimoli culturali di quell'epoca, gli stimoli estetici che erano in parallelo con le trasformazioni personali e con la scoperta della politica. Quindi c'erano tutti questi elementi che si procede come un capovolgimento della percezione, nel senso che più che oggetto di studio, la nostra era una generazione di soggetti, cioè eravamo protagonisti dello scenario, nelle aule, nelle manifestazioni e anche nelle sale cinematografiche. Qualcosa di simile a questo senso di stimoli che avvengono tutti nello stesso momento, l'ho avuto quando, appunto, ho letto questi annali dall'inizio alla fine, tutti quasi di un fiato, perché così l'ho ricevuto una settimana fa e mi ha dato un senso di vertigine rileggere tutto il panorama, come noi abbiamo ben presente quegli anni, perché il nostro lavoro è continuato esattamente come in quegli anni, cioè abbiamo cercato di io continuo a usare il noi, perché appunto il nostro è un lavoro collettivo. Noi lavoriamo al manifesto, che è una delle poche cose rimaste di quell'epoca. Abbiamo con Giovanni Spagnoletti, per esempio, anche lui, abbiamo fondato il Politecnico, che era anche un altro luogo collettivo. E in questo lavoro, abbiamo cercato di mantenere alcuni principi da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista cinematografico, perché il cinema era un posto preminente il cinema come sala era un posto preminente in quegli anni, anche prima del 68, cioè nel 67, quando proprio sono arrivate tutte le Nouvelle Vague in ritardo, sono arrivate in Italia, però comunque noi, quelli che poi, appunto, non solo quelli che sono rimasti professionalmente legati al cinema, ma anche ricordo benissimo tutti gli studenti delle varie che seguivano i vari corsi, non solo di lettere e filosofia, ma anche i fisici e gli architetti. Ricordo che in queste sale del cinema d'essai e del film studio, per esempio, queste sale erano affollate di tutti gli studenti che appunto hanno cominciato a vedere nelle sale d'essai tutte le Nouvelle Vague, nel film studio tutto l'underground, ed era quasi uno specchio per noi, cioè nel senso che aveva un significato speculare
ma non solo l'underground, non solo le nouvelle vague che parlavano dei giovani della nostra generazione, ma anche per esempio i film western, i film così che riprendevano dopo le manifestazioni una certa retorica così del movimentista, non so, penso per esempio ai film di Iancio, così che proprio avevano in queste coreografie un impatto assolutamente, insomma, era come ritrovarsi nel pieno della manifestazione politica. Non era un insegnamento universitario il cinema all'epoca, devo dire che non se ne sentiva neanche la mancanza, perché noi eravamo sempre al cinema, per cui avevamo un tipo di così, indottrinamento diretto. E con gli autori dell'underground abbiamo continuato ad avere un rapporto di vicinanza, di amicizia, di sostegno anche sul giornale, perché devo dire che la stampa italiana è piuttosto latitante da questo punto di vista. E, insomma, io non riesco a mantenere una posizione distaccata rispetto a tutto quanto è successo in quell'epoca. Devo dire che sono molto faziosa, sono molto schierata, sia con i film, sia con le riviste, appunto, che c'era questo bel saggio di Alma Mileto che raccontava gli scontri tra le varie riviste. Noi ci siamo trovati sempre nel cuore di questo tipo di scontri. E poi una cosa che, da quando ho cominciato a leggere il libro, aspettavo di vedere il nome di Carmelo Bene, ho dovuto aspettare fino a pagina 146. Secondo me Nostra Signora dei Turchi era il film che veramente rispecchiava perfettamente lo spirito del 68 e del 69. Lì c'era proprio questo intreccio tra teatro, cinema, arte, musica, che dava assolutamente il senso di quello che noi stavamo vivendo. E, io vorrei evidenziare questo saggio di Pasolini, di Stefania, su Pasolini, su Teorema, di Stefania Parigi, perché mi ha veramente fatto scoprire moltissime cose. E, insomma, noi lo contestavamo, l'abbiamo mandato fuori dalle aule universitarie parecchie volte, però ancora oggi, leggendo, rivedendo, studiando, e anche con questo saggio di Stefania, c'è ancora moltissime cose da scoprire. C'è una vicinanza, un fastidio, un senso di infiniti motivi di riflessione, insomma, un'attualità che ancora è in grado di trasmettere oggi. Credo di aver finito. Grazie Silvana, perché hai fatto anche osservazioni critiche, e come è doveroso in queste circostanze, perché non siano delle così incensazioni, anche con una critica molto specifica, cioè la misoginia che imperava quella stagione, ed è vero, questo vale anche per i movimenti molto maschili, purtroppo. Ma sarebbe oggetto questo da sé di un altro seminario. Non è detto che magari non lo faremo. Saluto anche Giovanni Spagnoletti, che tu hai evocato, cofondatore con te del Politecnico, che qui è collegato, è uno degli autori. Grazie Giovanni. A questo punto avevamo chiesto di parlare a Vanessa Roghi. Sei in collegamento, Vanessa? Sì, sì, ci sono. Buonasera. Sì, grazie Vanessa. Grazie. Prego. A voi di avermi invitata. Insomma, ci sono tante cose da dire, il volume è molto bello, è molto ricco, peraltro qua con me ho l'altro annale, Chuck Silotta, diciamo che possiamo considerare un po' un fratello maggiore, e niente, un po' anche perché citato, insomma, in questo volume, un po' perché ce l'avevo sotto mano per un'altra cosa che stavo facendo, un po' così per curiosità sono andata a confrontare gli indici. Questo volume, se non sbaglio, è del 2011, quindi
esattamente di 10 anni fa, e mi ha colpito come, diciamo, questi due volumi siano davvero legati fra di loro da una evidente evoluzione degli studi, cioè come un po' se in questo Chuck Silotta si mettessero si seminassero delle cose che appunto si vedono crescere in questo volume del 2021, sia da un punto di vista metodologico che da un punto di vista proprio anche di figure coinvolte, per cui si capisce che si allarga la schiera delle persone diverse con approcci diversi che si avvicinano a questo tipo di studi, e questo è molto interessante, no? Il volume del 2011 era molto più un volume per specialisti, no? Se possiamo dirlo, di questo, che invece è un volume che, pur restando ovviamente dentro la categoria di volume di studi, è comunque ricchissimo di saggi e testimonianze che, a mio giudizio, possono essere lette da chiunque abbia un interesse diciamo specifico verso il cinema, la storia della cultura, ma la storia contemporanea in generale dell'Italia recente. Io devo dire che il saggio che citava anche Vincenzo Vita, quello di Derrick De Kerckhove, l'ho trovato bellissimo, proprio sarà che a me appunto entusiasmano sempre le storie intellettuali nelle quali i protagonisti, diciamo, che io ho studiato, raccontano come si sono formati, no? Per cui sentire lui che racconta dell'incontro e della formazione con McLuhan, leggerlo è stato veramente importante e formativo, perché poi, e questo è un altro aspetto interessante di questo volume, quando si incontrano, come diceva adesso Silvana, quei momenti nei quali l'autobiografia incrocia la storia, chiaramente scatta un livello di comprensione diverso, anche se, ammettiamolo, ovviamente per questo decennio e per quello che lo segue non mancano i saggi che incrociano memoria personale, ovviamente, e studio, nemmeno nel campo poi qui specificamente trattato degli studi di storia del cinema, però insomma l'ho trovato molto interessante. Per entrare più nel merito, mi piaceva, anche proprio per recuperare questa ultima cosa della misoginia, insomma, notata da Silvana, e che effettivamente chiaramente non si può non notare, proprio ieri avevo finito di leggere l'autobiografia di Sheila Robotham, questa studiosa femminista inglese vicina, insomma, a Stuart Hall, a Tariq Ali, e lei, insomma, a un certo punto nel 69 pubblica il primo saggio che coniuga marxismo e storia delle donne in Black Dwarf, questa rivista militante inglese. Godard sta in Inghilterra per girare British Sounds e decide di inserire questo saggio della Robotham dentro il suo film. Ma come vuole farla questa cosa? Appunto la storica racconta che lui appunto va da lei e le dice che vuole riprenderla nell'atto di declamare le parole legate al tema dell'emancipazione, mentre lei sale e scende le scale senza nulla addosso, con la convinzione che alla fine la voce avrebbe prevalso sull'immagine del corpo. Il suo primo pensiero della storica è che a lei aveva un seno un po' troppo floscio per essere anni, un seno da anni 60, e quindi un po' si imbarazzava, insomma, ad andare in su e in giù nuda mentre declamava questo suo saggio storiografico. Così, e poi appunto obietta a Godard che in fondo questo modo di liberarsi, diciamo, dalla donna oggetto non era anch'esso, diciamo, un modo di oggettivare la donna. E Godard le risponde: ma pensi che io non sia in grado di rendere noiosa una fica? Alla fine il compromesso è che lei legge il suo testo e c'è un'altra donna che va in su e in giù nuda. Ora, io trovo questa vicenda abbastanza paradigmatica, insomma, del rapporto fra... E la cito perché l'ho ritrovata in molti dei saggi di questo volume, saggi nei quali si ragiona proprio su quella svolta, direbbero gli inglesi, no?
il TARN 68-69, proprio legato alla questione della forma e della sostanza, e della forma e sostanza, o forma e sostanza, no? È molto bello in questo senso il saggio già citato da Silvana Silvestri di Mileto, appunto, nel quale si ricostruisce proprio il dibattito teorico, viene ripreso appunto il saggio di Negarville, molto importante, molto bello, sul cinema e il movimento studentesco, e proprio le domande che questo saggio pone, no? Che cosa è che non funziona nella documentazione? È lo strumento del cinema che non funziona? È sopravvalutato? Questa sopravvalutazione del cinema come strumento in qualche modo sottovaluta il suo linguaggio, la sua capacità di essere in sé, nella forma estetica, un progetto? Che cosa devono essere i cinegiornali? Di che cosa devono parlare? Questo dibattito teorico è un dibattito che, da un punto di vista metodologico, al di là dell'essere interessante, ovviamente per ovvi motivi storiografici, insomma, che ci riguardano tutti quanti, ma in realtà è anche molto attuale, è un po' come se veramente in modo gramscianamente si ponesse la questione del linguaggio, no? Come diceva Gramsci, nei momenti in cui cambiano gli assetti dei rapporti fra le classi, si mette in discussione la questione dei linguaggi. Allora, appunto, quello del 68-69 è proprio il paradigma del cambiamento del rovesciamento proprio dei rapporti di classe, e la questione della lingua, come no, l'antica questione della lingua di ottocentesca memoria, rivista da Gramsci appunto come questione della lingua, diventa questione del linguaggio, cioè il linguaggio cinematografico. Quindi questa cosa chiaramente oggi è molto attuale, in un momento nel quale da un anno stiamo a fare incontri, insomma, di questo tipo, e tutto, la trasmissione della cultura, della militanza, della stessa di didattica, insomma, tutto passa attraverso un linguaggio che ci richiama appunto a una messa in discussione del mezzo. Quindi io veramente ho trovato, forse se avessi letto questo volume un anno fa l'avrei trovato interessanti per motivi diversi, però appunto nel saggio di Mileto soprattutto ho trovato proprio alcune questioni che ci richiamano veramente alla mente domande della nostra attualità, e in questo senso veramente niente più attuale della storia. Poi chiaramente, e su questo gli autori presenti ovviamente spero che ci diranno qualcosa in più, però poi per esempio nei saggi di Casula e di Zinni ho trovato anche lì, anche se queste erano cose forse già presenti nell'annale precedente, e comunque conoscendo gli studi sia di Casula che di Zinni, sono ovviamente questioni storiografiche che a loro stanno a cuore e che ribadiscono giustamente in tutti i loro lavori, appunto Casula per esempio, quando ci dice che ovviamente l'ostacolo maggiore per affrontare la storia di quel decennio, no, è proprio costituita da mi sembra che lui dica appunto da questo giudizio liquidatorio, no, della definizione anni di piombo. Ecco, interessante in questo volume anche lo scarto rispetto appunto ad una definizione molto rigida che è liquidatoria, ha ragione Casula a usare questo aggettivo, che non ci fa cogliere la complessità invece della produzione del decennio, no? Dal videotape appunto alle sperimentazioni che quindi vengono fatte nei primi anni 70, a quello che racconta Damiano Garofalo nel suo saggio sulla televisione, ovviamente al ruolo gigantesco che ha nella storia della produzione cinematografica nel nostro paese il sindacato, e questo è effettivamente un carattere originale mai abbastanza ricordato, sottolineato. In fondo, e questo lo dico insomma a mia volta da studiosa, ma soprattutto da persona che per mestiere poi usa spesso gli archivi audiovisivi, io trovo che non ci sia niente di così paradigmatico e iconico rispetto
al passaggio di un decennio di come quando viene filmato il volto di Costa che nel tavolo del contratto capisce che ha perso, sta perdendo per la prima e diciamolo purtroppo l'ultima volta nella storia e si mette la testa fra le mani e sta così e Don Accattendi dice è arrivato il momento di firmare il contratto, no? Quello, ecco, io credo che quel passaggio, quella sequenza cinematografica dovrebbe essere fatta vedere come oggi si fanno i video motivazionali, ecco, quella dovrebbe essere fatta vedere in loop, come diceva Franco Basaglia, no? Poco prima di morire, quando disse forse i manicomi li chiuderanno e diventeranno più chiusi di prima, ma dobbiamo ricordarci che è stato possibile chiuderli. Allora noi quella sequenza di contratto bisognerebbe vedercela sempre per ricordarci che è stato possibile far fare così a Costa e se è stato possibile una volta, appunto, potrebbe essere possibile sempre. Vado appunto un po' così per suggestioni e per questioni che mi sembrano interessanti, quindi appunto dicevo la questione della presenza sindacale che è importante e poi ovviamente, ma per non solo una questione affettiva, ma per il ruolo che ha avuto questo compagno di strada che è stato Cesare Zavattini, insomma, sentirlo veramente, no? Quanto è attuale la figura di Zavattini e quanto è importante il saggio di Capocasale su di lui, ed è interessante che Capocasale non mette in relazione Zavattini a quello che noi conosciamo, pensiamo di conoscere di Zavattini, parlo per me ovviamente, no? Ma al suo rapporto con l'underground italiano, quindi meno ovvio, ripeto, insomma, per me che forse ho una conoscenza più superficiale di questo tipo di studi, con questa idea appunto della mediazione incerta. L'ho trovato un saggio bello e importante perché ci fa vedere come appunto Zavattini arrivi proprio non solo con i più noti ovviamente cinegiornali, insomma, ma con la sua propria idea di cinema e di impegno cinematografico attraverso il cinema anche a generazioni e a generazioni e a istanze politiche che da un punto di vista invece ideologico anche sulle riviste già citate appaiono essere maggiormente in rottura con la generazione ovviamente a cui Zavattini fa riferimento. Infine, permettere, insomma, proprio per una questione di affetto proprio personale, e poi cioè, per cui ne approfitto anche di elogiare, insomma, il saggio di Spagnoletti che ho trovato molto bello e curioso, interessante e soprattutto appunto che affronta la questione della militanza e della battaglia politica e del suo rapporto col cinema attraverso uno sguardo invece più inedito e cita il mio carissimo Gianni Rodari e la sua Torta in cielo, anche se insomma sappiamo che lo stesso Rodari poi quel film non lo apprezzò più di tanto, anzi si arrabbiò molto durante la prima, proprio perché Rodari era un vecchio compagno del PC e in quel film appunto invece i nomi dei militanti di Lotta Continua erano così appunto spiattellati in modo esplicito. E chiudo quindi ancora una volta ringraziandovi e niente, insomma, e invitando a leggerselo tutto questo volume con una buffa suggestione che vi butto là per dire quanto poi quel decennio curioso, e certo ha ragione appunto Silvana a dire io sono di parte e Vincenzo a dire è stato un decennio interessante. Più che interessante, no? Fortunati coloro che l'hanno appunto attraversato e vissuto in un certo modo, ovviamente, insomma, in un modo poi alla fine privilegiato, no? Nel mondo poi occidentale. Mi viene in mente una discussione fra Ida Dominianni
e Angela Davis, nella quale Ida diceva beh, bei tempi, e Angela diceva beh, bei tempi se eri bianca e occidentale, io stavo in carcere negli Stati Uniti, ero comunista, forse insomma sono meglio i tempi di oggi. Però al di là di questo, no, per dire come le suggestioni del cinema e di quel cinema e di quanto gli anni 60 hanno portato anche in luoghi inaspettati, io in questo momento sto rivedendo tutto Zavoli perché sto scrivendo un documentario su Sergio Zavoli e quindi passo le mie giornate a vedermi tutto Zavoli. Zavoli ovviamente negli anni 60 rappresenta tutto quello contro cui il cinema del movimento in qualche modo si muove da un punto di vista formale, anche se poi non ci dimentichiamo che quando nel 69 va in onda I Giardini di Abele, insomma è importante politicamente quel servizio sul manicomio di Gorizia, no? Da un punto di vista di costruzione della veramente di agente di storia in questo caso importante. Però ieri sera ho avuto questo cortocircuito, mi sono guardata, ieri sera anzi riguardata Antoine e Colette, soprattutto Les Mistons di Truffaut. E a un certo punto sentivo sta voce fuori campo che mi ricordava qualcosa, dicevo ma cosa mi ricorda? E poi ho capito che mi ricordava Zavoli. Capisco che per Giovanni Spagnoletti e per coloro che studiano seriamente il cinema questa potrebbe essere una poco più che una bestemmia, però devo dire che appunto forse la Nouvelle Vague e comunque tutte le sollecitazioni di quella grande stagione del cinema sono arrivati anche in luoghi inaspettati come i servizi di Sergio Zavoli per appunto portando una modalità di racconto cinematografico davvero anche dove non ce lo aspettiamo. E niente, grazie di avermi ascoltata e aspetto di ascoltare voi. Grazie Vanessa, bellissimo tuo intervento, lo dico senza alcuna piaggeria. Per me è commovente il tuo riferimento finale a Zavoli, di cui sono stato molto amico e che rimpiango, ci ha lasciati, e condivido integralmente quello che tu hai detto, cioè nell'attività di Sergio Zavoli c'era, e come, non dimentichiamoci che il riflesso del cinema, e poi in Zavoli c'era anche un mostro sacro nel suo immaginario, ho frequentato un po', eravamo insieme al Senato quotidianamente, c'era Federico Fellini e il cinema erano nel suo immaginario e anche la sua voce in qualche modo era una voce di scena, sempre, anche quando eravamo al bar. Ma non voglio tediarvi con racconti che meriterebbero in verità qualche cosa di più di una battuta, e a questo punto, sempre che non si materializzi o reifichi, per usare un linguaggio marxiano, Nicola Borrelli, ma non pare, vero? No, al momento non è ancora accaduto, e dubito a questo punto che accadrà. E niente, abbiamo un intervento programmato di Ermanno Taviani, naturalmente, e poi di Mario Papalini, che dovrebbe concludere. Però direi sicuramente a Paola Scarnati e a Giovanni Spagnoletti di dirci qualche parola. A Giovanni Spagnoletti che sta lì. Abbiamo Ermanno Taviani, secondo una scaletta. Ma io farei, in quanto curatore, farei parlare prima a Giovanni. E benissimo, benissimo. Grazie Ermanno. Allora Giovanni, sei stato anche tirato in causa variamente. Sì, sono stato tirato in causa e ringrazio, come dire, sia i complimenti che ho avuto, ma con Silvana non posso che pensare a una cosa. Noi all'epoca vivevamo il cinema e il cinema viveva noi in una maniera tale per cui tante cose le abbiamo fatte, e questo libro in qualche maniera ci ha portato a riflettere per un pubblico che non è quello, che non è stato o non è quello di noi reduci da quella esperienza, da quegli anni 60, bensì forse per far capire quell'aspetto pervasivo che gli anni 60 in particolare e il 68 ancora di più hanno portato poi nella cultura successiva, che Zavoli, come dire,
riflettesse il cinema, in qualche maniera inconsciamente o inconsciamente anche nel proprio lavoro, era dovuto al fatto che il cinema era l'arte per eccellenza del Novecento, e fino agli anni Ottanta qualunque film importante uscisse era materia di discussioni intellettuali da parte di pittori, scultori, letterati. Per esempio, non è un caso che Alberto Moravi ha scritto sull'Espresso per molti anni di cinema. Era ovvio che fosse così, perché era un modo per riflettere un po' sul mondo. Il cinema in qualche maniera sembrava essere la sfera di cristallo in cui tutto quanto si rifletteva e si vedeva. In più, gli anni 60 sono stati gli anni della transizione tra il cinema classico e il cinema moderno, quindi a questo punto, a maggior ragione, le Nouvelle Vague e tutto quello che hanno portato a... hanno fatto sì che il cinema fosse al centro del... Indubbiamente Silvana ha messo in evidenza qualche aspetto che forse avremmo potuto approfondire di più, ma sono aspetti come il lavoro di Alberto Grifi da una parte, che poi si è sviluppato soprattutto successivamente, o quello di Carmelo Bene, su cui si è già scritto molto, ma soprattutto su Carmelo Bene e quei pochi anni in cui lui si è occupato e ha fatto del cinema. E noi eravamo anche partiti dall'idea un po' di, come dire, riprendere questo periodo proprio da un'ottica che non fosse un'ottima di continuità, ma un'ottica forse di discontinuità. E su questo credo, in qualche maniera, forse, ma non siamo certo noi a doverlo giudicare, forse questa cosa ha funzionato, soprattutto se questo libro servirà a vedere questo periodo storico in una luce non museale, ma in una luce invece di riproposizione di alcuni temi fondamentali che anche oggi sono sotto lo sguardo di tutti. E soprattutto, voglio dire, lasciatemelo dire, lo sconforto di avere a che fare con una sinistra come quella che noi abbiamo adesso in confronto a quella di una volta, che invece combatteva, pensava e si faceva rispettare. Hai concluso, Giovanni? Beh, sì, penso proprio di sì. Grazie. Anche perché sennò ci piangiamo addosso, via. Beh, io già piango senza lacrime, per citare, diciamo, senilità, ma piango molto per queste tue ultime considerazioni che purtroppo temo di condividere. Ma un giorno anche la sinistra risorgerà, perché la storia procede. Dunque, a questo punto, direi che Ermanno Taviani potrebbe dirci qualche parola. Innanzitutto, com'è, non in modo formale, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti a parlare di questo volume, di cui Giovanni già mi ha anticipato poi sul senso del lavoro, e come anche Vincenzo all'inizio, del gruppo sul cinema, progetto di un cinema politico. E anch'io vorrei sottolineare il fatto che abbiamo cercato di dare conto di un passaggio storico e culturale, cercando di inseguire una possibile completezza, ma nella consapevolezza che questo non era possibile. E allo stesso tempo, sovrapponendo elementi di memoria, elementi di ricostruzione,
elementi anche poi trasversali al mondo delle arti, con una, anche qui diciamo, un incrocio di autori di più generazioni, ma anche molti autori giovani, e attraverso l'occhio dei quali, diciamo, tutta una serie di questioni ovvie per la generazione precedente lo sono molto meno per quella attuale. Ecco, c'era un po' il senso di quello che Busoni disse al suo allievo Kurt Weill: non aver paura dell'ovvio, no? Gli disse quando stava cominciando la sua carriera. Detto questo, il senso dei convegni, delle rassegne, è stato proprio dare, ricostruire questo passaggio che poi è il 68, è il 69 operaio, è lo sbarco sulla Luna e i due computer che per prima volta si scambiano dei messaggi, quindi il primissimo passo della terza o quarta rivoluzione industriale che l'età contemporanea ha conosciuto, era dare il senso di come, con grandi anticipazioni, autori e fenomeni e movimenti che avevano anticipato e già detto delle cose negli anni 60, come tutti quanti, e appunto nel libro poi ci sono, il cinema è protagonista, ma c'è la televisione, c'è la musica, i suoni, c'è il mondo dell'arte, tutto un aspetto che poi emerge un po' meno, se non appunto nel saggio poi di Gazzano, ma che invece ha avuto un grande spazio, soprattutto nella parte di iniziativa a Roma 3, e come tutti quanti hanno dovuto ripensare in quella stagione il loro modo di fare cinema, il loro modo di essere artisti, e è intersecato a questo il loro posto, il loro modo di far politica e di pensarsi dentro la società, che poi è stato del mondo del cinema e delle arti, ma è stato proprio un po' di tutti quanti, dagli architetti, no? In parte poi è stato ricordato negli interventi di Silvana Silvestri e anche di Giovanni Spagnoletti e di Vincenzo Vita. Ecco, il senso era questo. Appunto, non una ricostruzione che certo ha lasciato dei buchi, che lo sono un po' meno alla luce sia degli annali, degli altri annali, come ha ricordato anche Vanessa, dell'archivio, ma sia anche degli studi e insomma, di un terreno di indagine da sotto vari punti di vista, a partire da varie discipline, che per fortuna è stato, diciamo, appunto ampiamente studiato da diversi autori. Ecco, secondo me la cosa che sento io adesso che manca, eccetera, è non in questo libro, che non era possibile, è già molto ampio e raccoglie due convegni, era, su questo forse lavoreremo in futuro, una maggiore proiezione internazionale delle cose. Ecco, vedere come queste storie che abbiamo raccontato, appunto, nelle diverse, nel cinema, ma anche in altri aspetti della comunicazione, della produzione culturale, più fortemente le intersezioni con, insomma, dentro un contesto culturale e politico che era globale già allora, ecco, o che lo stava diventando. Ecco, queste cose ci sono in alcuni interventi, però appunto era un cinema, venendo più propriamente a quello, che dialogava con un cinema mondiale. Ecco, di sperimentazioni, di battaglie politiche, di innovazioni, appunto, che non erano del cinema italiano, ma erano di un cinema che si stava ripensando sulla scorta di appunto importanti scuole e sperimentazioni che erano cominciate fin dagli anni 60, e alcuni esempi sono stati fatti. Ecco, io penso che questo, diciamo, erano quell'obiettivo che ci eravamo proposti. Credo comunque che sia un volume che, pur nelle sue lacune, come era inevitabile, perché non è un'enciclopedia del cinema e delle arti e della cultura tra il 68 e il 70, però vada a coprire un buco, diciamo, nella produzione editoriale, rispetto a cui ci sono appunto tanti studi specifici su vari aspetti, ma in cui un libro del genere ancora non c'era, ecco, che mette insieme tutte queste cose, e speriamo sia l'inizio di qualcosa e non finisca qua. E io mi fermerei.
grazie, che non finisca qui, e sarebbe interessantissimo che diventasse anzi una pratica culturale costante dell'archivio dare luogo a queste iniziative che segnano anche la vita non effimera dell'archivio. Lo dico io che sono più da recente qui tra le fila dell'archivio, cioè sono questi annali anche uno strumento per dare un senso storico a un'attività così importante. E chi meglio di te, Paola Scarnati, può dirci due parole? Prima che poi ci saluti l'editore Mario Papalini, che spero sia ancora qui con noi. Ci sei, Mario? Ci sono. Benissimo, poi tu ci darai la benedizione finale. Paola. Diciamo, proprio due parole dopo quello che ha detto Ermanno a nome dei curatori, appunto ha detto, mi sembra, essenzialmente qual era l'obiettivo di questo volume. Un volume che parte, come diceva prima Vincenzo, appunto da queste due iniziative che abbiamo realizzato come archivio, quella sul 68 e quella sulle lotte operaie del 69-70. Come è quasi inevitabile, c'è qualche lacuna sicuramente, che un po' ci siamo portati dietro appunto dalle due iniziative che abbiamo organizzato. E mi riferisco in particolare alla critica che giustamente faceva Silvana, che forse è un libro, un volume molto interessante e un annale, appunto, con presunzione l'abbiamo chiamato annale, non a caso, che è quello della mancanza, per esempio, di un intervento che avremmo voluto fare sulla regista Annabella Miscuglio, chiedo scusa, Annabella Miscuglio, che tra l'altro è stata un garante dell'archivio, che è stata una persona che ha voluto depositare tutti i suoi film presso l'archivio, quindi anche un'amica, una compagna con cui abbiamo anche personalmente anche avuto un pezzo di storia insieme, e quello credo che sia stato un po' una lacuna. È vero che in un volume, come diceva Ermanno, non ci si può mettere tutto, perché già è abbastanza consistente. E l'altra cosa che vorrei dire, soprattutto importante, è che questo progetto, questa iniziativa, tra l'altro un po' suggerita forse da Pietro Montani, se non ricordo male, questa delle forme, appunto, del progetto e le forme di un cinema politico, spero che continuerà, no, noi vorremmo continuare a portarla avanti anche nel futuro e a realizzare altri volumi, perché evidente di questi volumi, cioè di questi saggi, ce n'è veramente bisogno. Questi saggi sono tutti, secondo me, molto interessanti. Tra l'altro l'abbiamo realizzato in un periodo, parte di lockdown, insomma è stato anche un periodo un po' particolare, la fase della realizzazione, un po' particolare, un po' faticosa, e quindi forse qualche laguna si può giustificare un po' di più. Non penso che devo dire altro, perché appunto già le cose che sono state dette sono, insomma, molto interessanti e molto stimolanti. Beh, per ma continuare a fare delle altre cose. Paolo Scarnati ha un'attitudine comunicativa che assomiglia a quella di Mario Draghi, cioè parla poco ma realizza molto, e se l'archivio c'è è anche per merito, anzi direi soprattutto per merito di Paola, che poi non ama esternare troppo in questa riforma, e fa anche onore. Le lacune ci sono sempre, però insomma devo dire che tra le tante lacune che mi capita persino di rintracciare qua e là, questo è tra i volumi meno lacunosi, ecco, dato l'oggetto di cui si occupa. Dire una cosa, scusate se mi intrometto. Devi. No, volevo dire che non ho fatto una critica sulle cose che mancano, era un elogio della marginalità, cioè a me piaceva moltissimo, sono orgogliosa di aver vissuto delle cose che nessun altro ha vissuto, abbiamo vissuto in pochi, e quindi questo era, ed è un elemento che è molto simbolico del 68-69, quindi non era una critica a cose che mancavano, ma era un punto di vista da lontano. Assolutamente d'accordo, giustissimo, e infatti l'ho voluto in qualche modo sottolineare, sono d'accordo.
Tra l'altro volevo anche ricordare che a proposito di Griffi, che era anche Griffi, come potete immaginare, è stato un grande amico dell'archivio, c'è uno degli annali in cui c'è una parte che è dedicata tutta a lui, al suo lavoro e con un suo intervento che è veramente bellissimo. È un annale intitolato, adesso non ricordo con esattezza il titolo, ma insomma sul cinema documentario, nell'era digitale. Cinema documentario nell'era digitale. Digitale, questo mito moderno, diciamo, di cui ci si pentirà. Ma sicuro. Tornando ai giorni nostri, prima di dare la parola a Mario Papalini, ma è qui con noi il professor Gazzano, cotanto coautore di questi testi? Non c'è? Sono. Perché? Ci sono? Essere... Ah. Ci sei? Oh, professore, non vuoi dirci qualche parola? Sono. Se volete sì. Beh. Io trovo molto importante anche questa riunione, oltre al lavoro che abbiamo fatto. Devo segnalare che è stato intanto ringraziare Pietro Montani e Paola Scarnati per aver identificato questo progetto, perché è un progetto che ormai ha 5 anni, ma ha un bellissimo titolo che è davvero un progetto teorico importante, perché le forme non sono soltanto ciò che si immagina siano, ma sono veramente le forme del linguaggio, come stato detto prima, dei linguaggi che cambiano, delle teorie che parlano dei linguaggi. E il progetto di un cinema politico non è soltanto l'utopia, il desiderio, l'insoddisfazione per lo stato delle cose esistenti, ma è qualcosa di più profondo, di ancora più utopico, o è utopico, come direbbe Cacciari, cioè un luogo del desiderio in cui vivere e lavorare. E questa cosa è un po' sfuggita alla cultura di sinistra in tutti questi decenni, che noi abbiamo fatto il 68, gli operai hanno fatto il 69, gli intellettuali sono scesi in campo, tutti si sono messi in discussione per cercare non tanto una rivoluzione politica, anche quello, ma soprattutto un cambio di tanti paradigmi di pensiero. Io mi ritengo molto fortunato di aver vissuto quegli anni e quei decenni, perché sono stati tutto il contrario degli anni di piombo. Ricordo sempre che questa storia degli anni di piombo è una cattiva traduzione che dobbiamo a una importante artista italiana, adesso lo possiamo menzionare, una cattiva traduzione di un verso di Hölderlin che è di Wagner Zeit, che è diventato poi il film di Margherita Fentrotta. La traduzione Anni di piombo è contestualizzante e riduttiva di quegli anni. Anche il verso di Hölderlin, che era nel film di Margherita, è tempi di piombo, e i tempi di piombo sono quelli che abbiamo vissuto noi anche metaforicamente, cioè i tempi in cui i piombi si scontrano, i piombi del potere, i piombi del movimento, i piombi del desiderio, i piombi della fantasia e i piombi dell'istituzione. Cioè, vuol dire, sono stati anni molto ricchi, tutt'altro che riduttivi o da ridurre semplicemente allo scontro armato. Ora, quello che questo progetto ha rivalutato è proprio di rimettere in campo oggi, e secondo me questo politicamente è decisivo, in questo momento storico, all'inizio del XXI secolo, l'idea che è possibile ancora riflettere sul passato, ma riflettere su progetti che non sono immediatamente politici, sono più complessi, e riflettere sulle forme per raccontare o sviluppare questi progetti. E queste forme sono i linguaggi. Allora io devo dire, è molto importante, perché poi questo discorso Pietro Montani l'ha fatto risalire alla rivoluzione d'ottobre, al ripensamento che abbiamo fatto del 1917, e ha un concetto che Pietro ha molto sviluppato, traducendolo, come dire, traducendo dal russo Ziga Viertov, che oggi è fondamentale, la cinematizzazione,
che vuol dire il pensiero sul cinema, che io direi non si riduce solo al film, tantomeno al film narrativo, ma riguarda il mondo delle immagini in movimento nei due secoli che ci hanno attraversato, quindi insomma al di là del film, ma con la fotografia, con il video, con la televisione. Ma la cinematizzazione vuol dire il rapporto utopico, cioè utopico nel senso del desiderio, di una competenza sui linguaggi, sull'interpretazione delle immagini, dei suoni, che è di massa, che è un'alfabetizzazione di massa, che prende sul serio l'idea di Molinaghi, il Bauhaus o di Walter Benjamin sul fatto che l'educazione ai linguaggi audiovisivi per le masse, per la gente comune, è l'unica forma di alfabetizzazione necessaria alla politica del XX secolo, del XXI. Questo ce lo siamo dimenticati, questo gravemente la sinistra, le sinistre se lo sono dimenticate, e sono diventate tutte concettuali oppure semplicemente contenutistiche, e hanno prodotto delle opere cinematografiche che si riducevano spesso a quello. Allora, il discorso che stiamo facendo è anche quello della cinematizzazione, sul suggerimento di Ziga Viertaf, ma anche di Pietro Montani, cioè di aiutare alla riflessione fino a oggi, vuol dire dal 1917 fino al 2000, dei movimenti di massa, all'ecologia, a Greta, alle sardine, al movimento antinucleare, cioè pensare questi grandi temi in rapporto con un mondo di immagini, di suoni in movimento, che sa mettersi in discussione, che sa comprendersi anzitutto. Da questo punto di vista io trovo gravissimo sul piano politico che Zingaretti abbia fatto quella orrenda battutaccia su Barbara D'Urso, perché è proprio il contrario, secondo me, di quello che stiamo pensando con questo progetto. Ci si batte da tanto tempo, sconfitti in televisione, come ha ricordato Vincenzo Vita, nel cinema, all'ANAC, sui giornali, per parlare della complessità del mondo in rapporto alla complessità dei linguaggi cinematografici e alla necessità etica e politica di cinematizzare la gente, aiutandola a capire la complessità che gli sta di fronte. E abbiamo una specie di importante personaggio del mondo di sinistra che fa l'elogio della televisione più trash, dicendo che è popolare. Questo è grave, secondo me è grave. Poi, al di là delle buone intenzioni, al di là del fatto che magari, per carità, non è un giudizio sulla persona, e neanche su Barbara D'Urso, però quello è un giudizio sulla televisione. La televisione, per cui noi abbiamo pensato le forme del progetto per un cinema politico, è il contrario, secondo me, di quella. E questo, devo dire, nel libro appare con evidenza. È un'altra sconfitta, è un'altra marginalità, ha ragione Stefania Silvestri. Noi abbiamo fatto sempre cose da eretici. Tutta la storia che raccontiamo, anche quella operaia, è vero, soltanto nella firma del contratto del 68, del 69, abbiamo visto la Confindustria mettersi le mani nei capelli, è giusto, quella è una vera immagine che rovescia lo stato di cose esistenti. Ecco, noi rivendichiamo quel passato e quelle immagini e quei progetti, e secondo me è stato molto importante farlo, e farlo all'archivio del Movimento Operaio, ma farlo in un gruppo che aveva questo macro progetto di direzione di ricerca, non era un progetto politico, delle forme del cinema politico e dei suoi progetti, che ha rimesso in discussione anche il concetto del cinema politico, ma che è stato un grande lavoro, perché è un lavoro interdisciplinare. Si sono confrontati in questo gruppo di lavoro studiosi, sì, tutti di discipline cinematografiche, però legati molto precisamente al documentario, più al cinema di fiction, alle arti contemporanee, alla musica, come dire, un grande lavoro di punti di vista diversi sul cinema, che hanno tutti allargato il concetto di cinema che avevamo e hanno rivalutato tante opere di quei due decenni che sono state a loro volta marginalizzate dall'industria culturale, dall'industria e dalla stessa cultura della sinistra, la cultura diffusa della sinistra, che evidentemente non ha saputo
mettersi in sintonia con i suoi intellettuali, neanche con i cineasti, neanche con i pittori, neanche con i videoartisti, perché va benissimo Griffi, fondamentale, ma chi capiva Griffi nel mondo della sinistra all'epoca? Chi sapeva che esisteva la videoarte? Quando sono nate le radio private non ha capito nessuno quale fosse lo scopo, il progetto politico possibile di quel tipo di esperienza. Quindi, diciamo, è un libro che raccoglie materiali e ha di nuovo ragione una delle interlocutrici che è intervenuta prima, di generazioni diverse di studiosi che hanno avuto il coraggio di confrontarsi con un decennio incandescente, mettendo in crisi anche le loro stesse certezze, così come abbiamo fatto noi, ricomponendo dei quadri che forse anche a noi all'epoca sfuggivano un po', se non nella nostra vita privata. Vuol dire, il fatto che davvero il 68 è stata un'esperienza fortemente interdisciplinare, gli artisti sono coniugati davvero con gli operai, con i contadini, gli studenti, non è stato un fatto solo sociale o sociologico, o ha prodotto una consapevolezza, al di là delle forme, delle opere cinematografiche o video che in quegli anni sono prodotti, o dei quadri, che spesso non rappresentano neanche la complessità di quel progetto, l'abbiamo anche detto al convegno, non sempre tutte queste opere sono davvero delle dichiarazioni di poetica riuscite, a volte sono ancora imprecise, a volte sono ancora didascali, che ancora sono delle volte dei progetti, va bene, ma in quegli anni si pensava davvero a una interdisciplinarietà molto forte tra culture, genti, linguaggi, culture. Si è distrutta comunque una cosa che emerge dal volume, la dicotomia tra cultura alta e cultura bassa, che era una visione manichea che condivideva anche la sinistra, che assolutamente nel 68 è saltata per aria. Abbiamo visto delle sculture realizzate da operai davanti alle fabbriche nel film Contratto, meravigliose, che allora non sono state considerate sculture, ma che adesso potrebbero essere. Voglio dire, abbiamo imparato a parlare prima davanti agli operai che negli studi televisivi. Insomma, è stato bello ricostruire questo periodo e anche però, devo dire, dal punto di vista del metodo, valorizzare un lavoro di ricerca tra studiosi e tra cineasti, come quello che ha coinvolto, che è stato convocato dall'AMOD, di diverse provenienze e di diverse generazioni, su punti molto precisi, apparentemente stretti, ma molto precisi, per il 68, il 69, il Contratto, i movimenti, è stato, devo dire, importante. E credo che nel volume, con tutte le sue lacune, dimenticanze, eccetera, questa passione anche scientifica emerga, insomma, questo secondo me è un messaggio interno a questo medium che secondo me andrebbe valorizzato. Grazie Marco, e a questo punto sicuramente atteso da tutte e tutti noi, colui che ha permesso che tutto ciò prendesse forma editoriale, voglio ricordare anche le foto bellissime di Italo D'Amico, e Mario Papalini. Allora, cosa ci dici di questa tua creatura, insomma? Beh, ti ringrazio per questa paternità che non ho completamente, come al solito, perché ci sia una paternità ci vogliono più elementi spesso diversi, insomma, no? Se non opposti. Ho avuto il piacere di ascoltare tutti gli interventi e, come dire, gli interventi hanno ricostruito l'immagine che io avevo non tanto a fuoco del nostro lavoro, del mio lavoro, in particolare di questi anni, perché non so, Paola, quanti anni è che collaboriamo, forse una decina, forse 12, e ho scoperto delle cose che sapevo in nuce, che sapevo, che intuivo, ma che oggi hanno preso forma. Per una ragione sostanziale, che se tu fai una cosa che è un oggetto culturale, estetico, di contenuto, ha bisogno di relazionarsi con chi questo oggetto poi lo consuma
e lo utilizza. Tanto che ho pensato che con gli interventi di oggi ci si potrebbe fare un gemello, un altro libro di commento sul libro che abbiamo stampato. Stampare libri è un'azione ancora forte, ancora potente, e si rischia di dire banalità su questo aspetto. Un altro libro di commento che serva non a giustificare, ma a sostenere l'azione dell'aver fatto il primo, come diceva Gazzano, che è intenso, che è carico di scientificità, è carico di una volontà precisa degli autori di attribuire importanza e valore a degli argomenti che stanno dentro all'osservazione di un fatto culturale, sociale, come il cinema di quegli anni, in una prospettiva, quella sì, di commento, ma di rivalutazione di un'azione che è anche estetica. E questo magari l'ha detto in fondo solamente, no? Perché non dimentichiamoci che il cinema è soprattutto un'azione artistico-estetica, per cui anche di linguaggio. Mi è venuta in mente un'altra cosa, che è un po' di tempo che provo, non dico a proporre, ma a far girare intorno all'archivio, che nella mia esperienza è un giacimento culturale senza piaggeria, appunto, molto importante, per una serie di ragioni che tutti quelli che hanno partecipato stasera ovviamente conoscono, che è quello, e la lancio qui, di una rivista, Yamot, che ha bisogno di un nome, ovviamente, che non si può chiamare Amod. Una rivista di riflessione più ampia, che colmerebbe quelle lacune che inevitabilmente ci sono in un libro scaturito da due convegni, da incontri su un argomento, insomma. Per cui è un invito a Vincenzo, che devo ringraziare, perché tutte le volte che lo incontro mi riempie di quei complimenti di cui abbiamo bisogno. No? Vanessa lo sa, un nostro amico, sta ritornando su alcune questioni degli anni Ottanta, no? Centro in periferia, centri, dove si deve svolgere l'azione di ricerca, insomma, dove si devono produrre le azioni culturali. Certo, c'è una ciclicità in tutto questo, e ognuno ha affrontato gli argomenti secondo la propria formazione, secondo l'esperienza vissuta, perché ho notato un'altra cosa: c'è molta differenza tra chi vive in diretta e chi invece deve andarle a studiare le cose tramite l'esperienza di altri. Ho ascoltato con piacere Silvana, ad esempio, in cui ci siamo più o meno riconosciuti tutti, ora non c'è una forbice elevata, insomma, no? Che cos'erano i cinema d'essè, i cinema, diciamo, chiamiamoli militanti, non lo so, i cinema che proponevano un cinema diverso da quello che imperava nelle sale che adesso Zingaretti avrebbe potuto dire popolari. Poi il ragionamento sulla sinistra è ancora più sfiora altri ambiti che oggi non è il caso di affrontare. Però, mettendo a posto qui, aspettando la conferenza, mi sono trovato tra le mani un librino del CESD del 71, per cui era cogente, Contro l'industria culturale. Dopo 40 anni, anzi 50, si propone lo stesso scenario. E allora occorre valorizzare quei luoghi, quei giacimenti culturali, quelle azioni culturali che si fanno al centro o lateralmente, ma sempre in forma autonoma, che danno la possibilità di uscire o di vincere l'omologazione, che invece è una componente rischiosissima, e lo vediamo in questi mesi di pandemia, senza
voler fare né vittimismo né complottismo, insomma c'è sicuramente una situazione da analizzare, non dico da combattere, ma da, come dire, da comprendere attraverso le azioni possibili. Il cinema è una di queste. Il cinema non in quanto tale, perché la discussione, il dibattito di stasera ci apre finestre, ci apre piani, ognuno degli interventi porta la propria esperienza, la propria coscienza ad alti livelli di sé dentro a un progetto che può diventare comune, e senz'altro è importante che ci sia, insomma, no? Ora non ricordo con esattezza chi l'ha detto, ma è stato notato un cambiamento nel modo di approcciare, per esempio, dell'archivio di Amod all'annale, anche quando sono arrivato, quando abbiamo fatto i primi, la copertina in una certa maniera, sembrava, Paola, lo dico in questo momento, ci ho pensato adesso, un atto dovuto, cioè si doveva fare l'annale, e in questo c'era una volontà profonda, che adesso sembra un'altra cosa, ma la volontà di conservare un oggetto affinché resistesse e potesse trasformarsi, perché se tu lo fermi non esiste più. E così è per molte cose, e così è per la scuola, per esempio, per la scuola pubblica e per la pressione che c'è per imporre una scuola diversa e una scuola privata, insomma, no? che è il fondamento di un'altra cosa. Non voglio dire cose per cui poi potrei essere, insomma, siamo in un momento delicato in cui però c'è una libertà enorme, in cui però ci sono delle possibilità importanti che devono essere solo sfruttate da azioni progettuali, da gente che ragiona e soprattutto si confronta sulle idee. Un appunto che devo fare, perché appena abbiamo sentito Silvana Silvestri parlare, come lacune, magari, e poi lei in realtà stava facendo, appunto, come ha spiegato dopo, un complimento, perché se si affronta la cosa dentro una casa editrice omologata, che ha dei progetti, non c'è, esce fuori un lavoro magari definito, ma ha altre lacune, che sono quelle, per esempio, della passione, se volete, dell'artigianalità di cui c'è bisogno adesso, e di aperture che rischiano di essere costrette e chiuse. E io credo che, come certe parti della scuola, Amod, l'archivio, sia un luogo, un giacimento importante, un luogo di libertà espressiva. Poi la questione sulla sinistra, quella è un'altra storia, perché a volte c'è il rischio, si diceva che per conoscere il nemico lo devi leggere, insomma, se tu sei di sinistra non devi leggere il manifesto, devi leggere Feltri, perché così capisci meglio con chi hai a che fare, perché sul manifesto magari c'è il rischio di condividere realmente tutte le cose. Cioè, ognuno di noi legge, prende Alias il sabato e la domenica, fa occhio, cioè, e ci si gongola, diciamo, tutto il fine settimana. Invece bisognerebbe fare altro, produrre azioni. E in questo senso credo che l'osservazione sulla crescita, anche redazionale, questo ovviamente lo si deve dall'interno ad Amod, dalla trasformazione dall'annale dell'archivio televisivo del momento a un libro. Questo direi che è il secondo e il terzo, perché c'è stato uno precedente di Letizia Cortini, che era un manuale importante, che ogni tanto a catalogo me lo comprano, perché vuol dire che c'è un bisogno di conoscenza tecnica. Gli ultimi due titoli io direi che sono due libri, e non solo sul cinema. Grazie. Grazie Mario. Qualche annotazione di servizio: intanto leggete il manifesto, anche se bisogna leggere le cose di destra. Se volete sperimentare la vostra tenuta psicopolitica, guardatevi qualche talk serale e uscirete più forti, dal punto di vista che Mario ci indicava, come una sorta, diciamo, di linguaggio, diciamo, del corpo medicato. Dunque, la rivista, poi ne parleremo in seno al Consiglio di Amministrazione, la Società dei Garanti, bellissima idea. C'eravamo già un po', no? Assolutamente. Posti la questione più di una volta anche.
mi permetterò di fare, sono circa 40 anni che ci provo, una proposta di titolo di una rivista, nessuno mi ha mai filato, ma io mi provo ancora, Il tempo e il modo. Sono tanti anni che ci provo, che è una bellissima ipotesi, ma nessuno mi prende sul serio. Vorrei anche dirti, Mario, sì, complimenti, ma non sono complimenti complimentosi. Io sono un seguace delle teorie malinconiche, per esempio una battuta di famoso autore Mark Twain mi convinse, cioè nell'epoca di magra e di crisi farsi complimenti fa bene, ci tira un po' su di morale e poi tu te li meriti davvero. Perché questo è un libro anche molto curato, quante volte mi è capitato, mi sono un po' occupato di queste cose nella mia vita politica, di vedere dei libri molto trascurati sul profilo editoriale. Invece questo è un libro, si vede, anche grazie alla nostra Paola Scarnati, che è coordinatrice editoriale, così recita, diciamo, il testo medesimo, si vede che è un libro molto serio, che si presenta bene. Quando un giorno, Mario, riusciremo anche ad andare con questi libri nelle librerie del centro delle città, delle metropoli, dove quando entri hai solamente all'inizio la cascata dei libri delle classifiche, classifiche purtroppo molto simili, io seguo le classifiche dei vari quotidiani, sono come mai uguali o comunque più o meno sempre uguali, quando un libro come questo, entrando a Feltrinelli in galleria Sordi a Roma o a Milano, sarà messo sullo stesso piano del libro lì del duo che adesso è in testa le classifiche, no? L'ex magistrato e il direttore del giornale, e allora saremo contenti, e vuol dire che l'omologazione culturale sarà stata un po' sconfitta, e quell'industria culturale che tu adesso hai evocato sarà forse un po' rovesciata. Fuori di battuta, ma è un augurio sincero, è un problema molto concreto, chissà che il Presidente del Consiglio Draghi, che è uomo che conosce i mercati, non voglia darsi anche un po' da fare perché l'editoria possa avere la dignità che merita in un paese che si vorrebbe colto come l'Italia. Eccoci, siamo alla conclusione, mi diceva Aurora Palandrani, che ringrazio, che Patrizia Pregonese, regista molto vicina e amica dell'archivio, ci ha fatto i complimenti, ho capito bene, grazie Patrizia, e forse anche altri che ci hanno seguito, chissà quanti, lo vedremo poi nello share, e se anche noi avremo la capacità di fare come Montalbano un giorno, di arrivare a quella graduatoria, diciamo, dello share. Guarda, volevo chiudere una cosa che mi sono dimenticato di dire, un consiglio, sì, che facciamo per ritornare alla militanza. Sì. Ognuno di noi, io lo farò. Stiamo facendo un lavoro, cioè, il mondo della distribuzione è complesso, va nel chiunque sta qui. No, noi stiamo combattendo una piccola battaglia per non essere considerati editori locali. No, in questo caso Toscana è un po' da un'altra parte. Ma io direi di fare un'azione, un blitz. Portiamo un libro per uno in libreria, mettendolo magari in vetrina, senza farci vedere. Ti chiamano la vigilanza, però, cioè non è che tu entri, ma uno lo metti lì e scappa. Nella società un po' securitaria in cui stiamo, no, fuori di battuta, io ci provo e lo faccio il tentativo con il permesso delle mie illustri colleghe qui, vado a Feltrinelli con gli annali, entro e lo metto lì, vediamo cosa succede, poi ti telefono, va bene? Bene, mi fai allora, grazie, possiamo salutarci. Bene, e ancora un ringraziamento a chi ha voluto partecipare, a chi ci ha osservato con spirito, speriamo, di simpatia. L'archivio è aperto, come vedete mi pare che abbiamo reintrodotto questi pomeriggi dedicati alle attività cinematografiche, audiovisive e culturali in questa sala intitolata Cesare Zavattini, che ci guarda lì, un bellissimo palco. Grazie, buonanotte.